Let's go bitches, sono tornato, ve l'avevo detto. Eccomi qui. Allora, per prima cosa, cosa affronterò in questo video? Bene, in questo video dirò chi è il vincitore del contest della Scout Gaming. Vi darò un codice per la beta di Titanfall per Xbox One. E, inoltre, voglio parlarvi un pochino di quelli che sono i progetti futuri ora sul canale. Allora, per prima cosa voglio parlarvi un pochino prima di dire chi ha vinto il contest. Allora, per prima cosa, al momento non sto giocando a COD, sono appena, diciamo, tornato, uscito dagli esami, dove ho preso tra l'altro 2.26 e 1.27. Non sono proprio contento per come sono andato questi esami, perché mi aspettavo di più, ma non fa niente. Comunque, ora mi sto mettendo di nuovo in moto a giocare ogni tanto quando ho il tempo libero, perché ora sono presissimo, veramente ho tantissime cose da fare, però sto cercando sempre di portarvi qualcosa alla fine. Quindi spero apprezziate comunque che ora sono tornato a fare video di nuovo, sempre con cadenza giornaliera come vi ho detto. Il gameplay che state vedendo è un gameplay di Battlefield che ho fatto ieri, mi sembra, dopo che non giocavo da tantissimo tempo alla One. Tra l'altro questo qui è un flawless gameplay perché faccio 17-0 se non sbaglio. E comunque parliamo subito delle altre cose. Non vedo l'ora che esce ora Dark Souls. Sto aspettando Dark Souls 2 tantissimo, perché voglio giocarci e voglio farvi vedere come gioco io a Dark Souls 2, cioè la maniera in cui mi approccio a Dark Souls, perché già il primo mi aveva preso tantissimo, facendo più di 400 ore di gioco, anzi mi sono arrivato a 700, quindi oltre a questo non vedo l'ora che mi torna il fisso, perché mi è arrivato rotto praticamente con un problema del sistema operativo, quindi devo per forza aspettare prima di fare video su DayZ o altri giochi per computer, che non vedo l'ora anche quello di portarvi, perché ho visto che DayZ vi è piaciuto molto e quindi magari facendovi vedere altre cose sempre riguardo al gioco, specialmente ora che hanno messo delle patch, degli aggiornamenti, nuove cose, penso che voi lo possiate apprezzare di più, specialmente perché è molto divertente, a me piace un casino, è immersivissimo, eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece Titanfall, al momento non è niente di che, anzi secondo me è una beta molto scarna e per ora il gioco non ha nessun aspetto competitivo, anzi solamente un gioco, metti, gioca, fai due spari e poi spegni. Un po' come lo è Battlefield al momento, e quindi non riesco a trovare molto divertimento in questo gioco, anche se secondo me l'idea del gioco è bellissima, ma bisogna vedere comunque la versione finale come sarà. Per quanto riguarda il COD World Championship, a breve inizierò ad allenarmi qui su One, perché le qualificazioni a Londra, che sono i primi di marzo, vabbè il primo marzo mi sembra, sono su One, spero, anzi mi seguirete, vi metterò comunque il link dello streaming, che giocheremo in finale contro gli IK veterani. Comunque ho parlato pure troppo, cioè è il momento di dire ovviamente i vincitori del contest, anzi il vincitore del contest Scaff Gaming, che è Alessio Ardini, come vedete nella foto, con il messaggio partecipo, semplicissimo. È stato estratto random con un programma, quindi non c'è nessuna magagna dietro, niente di che. E quindi Alessio Ardini, se stai vedendo questo video, mandami un messaggio privato qui su YouTube, scrivendomi il tuo indirizzo, ovviamente nome e cognome, cap, città, via, tutto quello che serve per mandarti lo scuff e provvederò a mandartelo. Oltre a questo però non è finito con i regali, diciamo, Babbo Natale Power, altre cose in serbo per voi, come un codice per la beta di Titanfall per Xbox One. Per chi di voi non è stato ancora fortunato ad averlo, vi ho dato vi ho lasciato, ecco, ora vedete è comparso il link, il codice, quindi il primo che riuscirà a prenderlo guadagnerà un codice per la One, quindi sbrigatevi, scannatevi per questo codice. Inoltre, non è finito qua, qualche altro progetto futuro, bene, sicuramente qualche altro contest dello Speed Grip che farò, e vedrò anche di inventarmi qualche nuova serie sui prossimi giochi. Spero vi sia piaciuto questo piccolo aggiornamento sul canale, quindi congratulazioni ancora ad Alessio, e ragazzi ci vediamo al prossimo video, let's go bitches!